Il maltempo delle scorse settimane ha infierito sulle infrastrutture viarie nella provincia di Catanzaro, provocando danni soprattutto nell'area ionica e il soveradese per circa 5 milioni di euro. Ma nel complesso, come ha più volte ribadito il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il sistema, è scritto in una nota, ha retto grazie ad un'attenta attività di prevenzione che dall'ottobre del 2014 ad oggi ha portato l'ente intermedio ad investire circa 1 milione di euro nella manutenzione di fiumi e aste fluviali, soprattutto nei centri abitati. Gli interventi messi in cantiere dalla provincia di Catanzaro per ripristinare le arterie interessate ai danni alluvionali sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala giunta di Palazzo di Vetro, alla presenza tra gli altri del presidente Bruno e del direttore del Dipartimento regionale di protezione civile guidato dal geologo Carlo Danzi. Il fatto di aver investito in manutenzione negli 8 mesi che abbiamo alle spalle ha consentito che il sistema fluviale, le aste fluviali non sono tracimate, non sono esondate, soprattutto nei centri abitati. Penso a tutte le zone marine, da Botticello a Guardavalle, dove un fiume non è esondato, quindi vuol dire che investire in prevenzione paga. Quindi questo è stato il segnale, il messaggio che io ho voluto consegnare a Tansi da portare al Presidente della Giunta regionale per dire che le province vogliono avere ancora un ruolo, perché le province o le aree vaste, come si chiameranno, hanno competenze, capacità, professionalità che possono dare una mano nella mitigazione del rischio. Il Presidente ha lodato l'operosità della protezione civile regionale e lei ha risposto: ha funzionato bene l'intero sistema di emergenza. Assolutamente, hanno funzionato bene i contatti tra i sindaci, tra i vari enti, la provincia, la regione, i vari settori della regione, e anche i cittadini hanno risposto bene. Sono stati allertati nei tempi giusti, però voglio evitare trionfalismi, è stato fatto semplicemente un lavoro ordinario, no? Insomma, ora bisogna partire da questa emergenza per non perdere la memoria di quello che è successo e per programmare anche gli interventi nel breve, medio e lungo periodo. Ora abbiamo tutta una serie di fiumi, di fiumare che sono completamente sovralluvionate, quindi bisogna immediatamente individuare i punti di criticità e da questi punti programmare poi le azioni per rimuovere le situazioni di rischio, cosiddetto residuo. Ce l'avete voi queste cose? Circa.